L'Italia, al termine di una sfida tiratissima, supera la Repubblica Ceca col punteggio di 4-3 e si laurea campione d'Europa. Le azzurre succedono nell'Albo d'Oro alla Russia. Una vittoria meritata, quella della formazione guidata dalla manager Simona Nava. L'Italia è cresciuta gara dopo gara, acquisendo una consapevolezza nei primi mezzi che l'hanno portata a battere per due volte nel giro di 24 ore la squadra super favorita della vigilia. Ma Alessandra Rotondo e compagni non si sono fatti intimidire dal blasone delle avversarie e sono riuscite a risalire la china dopo la sconfitta dell'esordio. Alla fine è arrivata una vittoria storica che premia il grande lavoro della Federazione Italiana, che punta ad allestire una formazione competitiva per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Quanto alla finale, il primo inning è stato appannaggio della Repubblica Ceca, che si è portata avanti sul 3-0. Pronta alla reazione delle azzurre, che nella seconda frazione hanno ribaltato il risultato ottenendo 4 punti che alla fine sono stati decisivi. Nei 4 inning successivi l'Italia ha respinto i tentativi delle boeme di ribaltare il risultato. Alla fine della battaglia, sul gradino più alto del podio, sono salite le azzurre ed è risuonato nel diamante di Via Maneroni l'inno di Mameli. La Repubblica Ceca si era guadagnata la finale stamattina, superando nella semifinale di riserva la Russia col punteggio di 10-2. Per le russe, campionesse uscenti, la consolazione del terzo posto, mentre la Gran Bretagna ha chiuso il campionato europeo in quarta posizione. Nel pomeriggio invece il Belgio, nella finale per il quinto posto, ha superato col punteggio di 6-1 la Spagna. Una considerazione conclusiva va fatta sull'ottima organizzazione del campionato europeo garantita dalla Nuoro Softball, che da 13 stagioni consecutive milita nell'Italian Softball League. Tutta la società, con in testa il presidente Tutto Nissanna, ma anche le atlete, i dirigenti e lo staff tecnico, si sono prodigati per la riuscita della manifestazione, che ha dato alla città di Nuoro una vetrina internazionale, oltre che una boccata d'ossigeno sotto il profilo economico, con oltre 2.000 presenze in 5 giorni registrate nelle strutture ricettive cittadine.